Benvenuti a Il Punto, trasmissione settimanale di approfondimento dal centro video di Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Oggi nello studio il capogruppo della Lega, Emanuele Fiorini, e per la maggioranza, Silvano Rometti, capogruppo di Socialisti e Riformisti. Buongiorno. Allora, partiamo subito. Con la pagina politica, in un momento in cui ci sono ancora le consultazioni al Quirinale per il governo, invece l'attività della Regione va avanti e c'è un'altra scadenza però elettorale ancora. Si voterà in alcune importanti città anche in Umbria. Prima fra tutte direi Terni, ma ricordo ci sono anche eh, Spoleto dove è venuto a mancare il sindaco Fabrizio Cardarelli e poi altre città non meno importanti come Umberti De Corciano, Passignano, Trevi-Cannara e c'è anche il comune di Monte Santa Maria Tiberina. Terni, eh, Terni, piazza difficile, momento delicato, comune amministrato e un futuro tutto da decifrare con la Lega che se conferma Fiorini il boom della precedente tornata elettorale, quella del 4 marzo, eh, rischia di eh, avere un ruolo di primissimo piano su, su Terni. Vi state preparando? Qual è il vostro sentore sul futuro di questa città? Poi parliamo anche dei problemi di questa città. Il sentore, diciamo innanzitutto, grazie nel video, il sentore è positivo. Anche perché non giochiamo per, tanto per partecipare, ma giochiamo per vincere. Giochiamo per vincere perché è ora di dare un cambiamento, di portare area nuova all'interno della città e di, vogliamo essere determinanti in questa partita, soprattutto per, cambiare, per sconvolgere la scena politica di un sistema creato negli anni. Sarebbe una prima volta per un'eventuale vittoria, anzi no, c'è stato il precedente di Ciaurro, però anche Perugia ha cambiato guida politica, quindi tutto può accadere. Silvano Rometti, che ruolo giocano i socialisti, non tanto su Terni, ma proprio il, il ruolo della eh, sua formazione politica in questo momento particolare, che è di appoggio alle maggioranze di centrosinistra, ma eh, insomma, socialisti che, come si è visto, contano sempre ancora, no? sia numericamente che come peso politico all'interno delle coalizioni. Ma insomma noi in Umbria continuiamo, nonostante insomma, le difficoltà che la nostra area politica a livello nazionale non da poco, insomma, da oramai da anni, per le note vicende, insomma, per, per tutta una questione che oramai ha una storia conosciuta. E in Umbria continuiamo a mantenere un bel radicamento, siamo presenti in regione, nelle province, nei principali comuni, insomma siamo una forza che, una forza. Costitutiva del centro sinistra, riteniamo di essere, lo siamo, lo siamo sempre stati. Naturalmente, è, come dire, il centro sinistra deve valorizzare le sue diverse eh, componenti, cosa che secondo noi non è successo da qualche tempo a questa parte. Il partito che guida la coalizione, il Partito Democratico, da qualche tempo, da qualche anno, insomma, aveva imboccato una strada dell'autosufficienza, pensando di poter fare tutto da solo, di ridurre la coalizione a un unico partito. Purtroppo i risultati che abbiamo visto di recente alle politiche, ma anche nei mesi scorsi, negli anni scorsi, nelle varie tornate elettorali e amministrative, purtroppo ci dicono che questo è stato un errore. Bisognava valorizzare di più la coalizione, tenerla unita, cercare di... Eh, lavorare diciamo, su una sintesi delle varie forze che la compongono e perché questa è una forza e questo lo è soprattutto in una regione come la nostra dove noi comunque se guardiamo le regionali e tanti comuni non dico che siamo determinanti ma il nostro apporto in regione è stato determinante sicuramente perché senza la nostra percentuale avrebbe vinto Claudio Ricci. Quindi noi siamo il centrosinistra, i socialisti sono in Europa la sinistra possibile. La sinistra riformista. Vogliamo continuare a esserlo. L'importante è che ci sia un cambio di rotta all'interno della coalizione, non si pensi a imporre candidati solo perché appartengono a un partito, perché questo purtroppo non sempre è stato come dire, vincente. Non si pensi di imporre nei programmi che, eh, che non sono quelli che invece i cittadini in questo momento si aspettano. E quindi noi stiamo lavorando in tutti i comuni, otto comuni che vanno al voto, 4 sopra i 15.000 abitanti, ma con due città. Questa era una tornata elettorale abbastanza come dire, poco significativa tutto sommato per l'Umbria, invece con la vicenda di Terni, di Spoleto per eh, il fatto che è venuto a mancare il sindaco e per Umberti dove è stato fatto cadere un sindaco, è una tornata elettorale dove, dove votano quasi il 30% degli elettori umbri, quindi ecco, insomma, io stiamo, stiamo cercando di comporre un quadro insieme nell'ambito del centro-sinistra, sperando che il centro-sinistra ci sia, sperando che il PD in questi comuni si presenti unito, perché anche da questo punto di vista vedo alcune situazioni di difficoltà e quindi siamo al lavoro in questa prospettiva, sapendo... Che, come dire, questo è un momento sicuramente dopo le politiche, dopo il dato delle elezioni politiche, è un momento difficile per il centro-sinistra, questo non ce lo dobbiamo nascondere. Vedremo dunque, la parola adesso toccherà di nuovo agli elettori, molte migliaia di elettori in Umbria che dovranno cambiare le proprie amministrazioni comunali, dicevamo anche di città importanti. Prima di cambiare il discorso, torno a Fiorini, perché eh, su Terni ci sono molte cose da dire che poi allargano la, il discorso anche a questioni come il lavoro, penso alle acciaierie, e questioni anche come l'ambiente, perché se penso alle acciaierie, alla grande attività industriale che c'è su Terni, ultimamente Terni ormai è diventata anche un'area ambientale complessa e quando si dà questo aggettivo vuol dire che le problematiche sono tante. Allora qual è il quadro della situazione partendo dal lavoro ma non dimenticandoci l'ambiente? Beh, diciamo che non so. Innanzitutto il Comune di Terni, io partirei da questo dato che è drammatico, che il comune di Terni ha un debito di 170 milioni di euro. Di conseguenza eh, il comune ha poche manovre attualmente per eh, far risorgere, economiche, per far risorgere la città. Per quanto riguarda il lavoro di conseguenza bisogna cercare nel mondo imprenditoriale riuscire a portare imprenditori importanti sul territorio per sviluppare diciamo, l'attività la, la, economica e dare le conseguenze al lavoro, sviluppare il turismo, dobbiamo iniziare a puntare sul turismo perché abbiamo San Valentino che è un santo riconosciuto in tutto il mondo e non è uh, gestito la situazione non gestire assolutamente bene, noi ci fermiamo una semplice, a una semplice fiera eh, 14 quando invece secondo me dobbiamo trovare il modo di portare, non dico oh, tutte le domeniche ma quasi tutte, coppie da fuori, da tutte le parti del mondo che vengono a sposarsi nella chiesa di San Valentino-Santo in degli innamorati. Terni è una città eh, operaia, una città operaia perché si è basata sempre e eh, ha fatto sempre eh, forza la Thyssen Group, le acciaierie, ma è un sito che va mantenuto assolutamente perché poi eh, vengo da lì e i miei colleghi, tuttora colleghi che non sono ex, ma stanno sempre eh, nei miei pensieri e di conseguenza è un tema a cui tengo moltissimo e cerco in tutti i modi di poter dare il massimo contributo però c'è anche eh, da dire una cosa benvenga la Thyssen Group, benvenga ai posti che lei, eh, che l'acciaieria oggi ci dà ma sempre nel rispetto dell'ambiente in che senso? dobbiamo dire le cose come stanno Bisogna che i problemi non vengano nascosti come è stato fatto fino ad oggi, ma vengano alla luce e dobbiamo trovare delle risposte, dare delle risposte per risolverli perché il problema, se esiste, esiste anche la soluzione. Bisogna solo volerlo, mettersi intorno a un tavolo e trovarla. Eh, porto l'esempio, noi abbiamo occupato insieme 5 Stelle il Consiglio regionale per il problema dell'inquinamento della Conca dell'Ana, avevamo arrivato a una conclusione che si attivavano i studi epidemiologici nel territorio, ad oggi ancora non sono partiti. cioè È una cosa importante, fondamentale perché è vero mantenere i posti di lavoro ma è vero pure allo stesso tempo eh, mantenere la salute dei cittadini. Poi nel contesto il discorso ambiente è molto più ampio, perché poi anche la conformità del territorio, gli ingegneritori, è una cosa complessa, va studiata ma vanno trovate assolutamente e in tempi rapidi delle soluzioni per eh, contrastare eh, l'inquinamento che abbiamo sul territorio mantenendo qualsiasi posto di lavoro e mantenere sempre anzi creandone di più ma spostandoci, che questo dovevamo già averlo fatto 15 anni fa, sul turismo, come dicevo prima, San Valentino, a del Marmore, Piedi Luco. Noi dobbiamo portare il turismo, dobbiamo creare, trasformare e far passare, anzi soprattutto scusate, far passare il messaggio che Terni è una città turistica perché ha delle bellezze incredibili, come ho appena citato. Eh, lavorare tutti i compatti su questo, poi il candidato sindaco, bianco, verde, giallo non importa. Quello che importa è che è fondamentale che sia una persona onesta, una persona eh, capace e che sia soprattutto fuori dal sistema, perché eh, Terni si è ridotta secondo me in queste condizioni. Perché eh, da un sistema che è stato creato negli anni e che ha solo, esclusivamente, questo lo ribadisco, pensato agli interessi propri e dei propri amici. Così definito più volte il cerchio magico. Rometti, l'ambiente è trattato a più sedi dalla regione dell'Umbria, lei se ne è occupato sempre in prima persona, oltre alle criticità ambientali dovute all'inquinamento, eh, si è parlato molto nelle ultime settimane delle emissioni odorigene che poi tradotto per chi ci ascolta sono le puzze le puzze dei degli allevamenti dei maiali le puzze che vengono create dove ci sono dei rifiuti da eh, smaltire da riciclare quindi eh, problema che si è occupato proprio la di cui si occupa la commissione della quale entrambi fate parte allora la situazione su questo versante perché riguarda il turismo la vivibilità delle zone che sono interessate e sono molte le zone, così come sono molti i comitati di cittadini che protestano per un'aria pulita e respirabile. Sì, io credo che qui noi... c'è una proposta del collega Solinas, che sta, diciamo, su cui si è avviata la discussione in commissione. Dobbiamo affrontare questo problema con equilibrio, sapendo che per le nuove attività. Per le nuove attività che sono sottoposte per l'autorizzazione a procedura AIA, autorizzazione integrata ambientale e molte altre, quelle che sono previste per legge. Alla valutazione dell'impatto ambientale. Alle aziende che aprono una nuova attività vengono richieste le migliori tecniche disponibili, vengono richieste tutta una serie di accorgimenti per poter minimizzare l'impatto, oltre che per quel che riguarda gli scarichi delle acque, oltre che per quel che riguarda anche da un punto di vista appunto delle emissioni di cattivi odori, di puzze e quant'altro. Noi però ora abbiamo un territorio, l'Umbria, che pur non avendo fatto i guasti ambientali che sono stati fatti in altre regioni, pensiamo alle grandi questioni, insomma la Taranto e quant'altro, Porto Marghera, eccetera, però ci sono insediamenti diffusi nel territorio, dove quando, quando la cultura ambientale era meno attenta a questi problemi, quando si è privilegiato più uno sviluppo comunque piuttosto che uno sviluppo sostenibile, compatibile. Sono, è stato disseminato anche il nostro territorio, disseminato è una parola un po' grossa perché questa legge di fatto scaturisce da 5-6 situazioni di crisi che ci sono in giro nel territorio, di comitati che naturalmente hanno sollevato questi problemi, giustamente anche dove abito io, nella mia, nel mio territorio c'è cioè un caso di questo tipo, nella mia frazione dove abito. Quindi da qui bisogna ecco, mettere in equilibrio queste, queste vicende cercando di darci delle regole che possano minimizzare diciamo, questi effetti. Quindi da questo punto di vista la proposta di legge è condivisibile, va affrontata come dicevo con equilibrio perché come diceva adesso il collega Fiorini, lo condivido, noi dobbiamo conciliare l'esigenza del lavoro soprattutto in un momento come questo ma anche di una salvaguardia ambientale e di una vivibilità e di una, di, di una situazione che deve garantire la sicurezza e la salute dei nostri cittadini. Quindi eh, c'è una discussione in corso, ci sarà proprio questa mattina, proprio questa mattina adesso, in Commissione, un'edizione con tutte le associazioni di categoria interessate che diranno la loro. L'altro ieri abbiamo chiamato le associazioni del mondo agricolo, che chiaramente riguarda, ecco ad esempio io secondo me una legge di questo tipo per le attività diciamo, periodiche, di breve periodo, eh, dobbiamo starci attenti perché altrimenti rischiamo anche che si fa un qualcosa di eccessivamente vincolistico. Quindi eh, è una in corso, Insomma, io spero che ci sia la, la possibilità di fare un qualcosa che aggiunge alla regolamentazione che già abbiamo. Non ci sono regioni che hanno fatto una legge regionale, ci sono regioni che hanno fatto delibere di giunta regionale. Noi abbiamo ad esempio, l'avevo seguito io, il piano della qualità dell'aria, che è una buona cosa in questa regione, noi abbiamo un piano sulla qualità dell'aria e qui dobbiamo, al piano va approvato, e deve essere già stato fatto, un regolamento attuativo. Io penso che il regolamento attuativo del piano sulla qualità dell'aria potrà contenere, secondo me, le prescrizioni e le regole che possono dare risposta anche a questi problemi. Quello è lo strumento secondo ideale? Me, secondo me sì, è il più rapido e anche perché è una normativa di natura tecnica, quindi si affronta meglio con un regolamento che con una legge che in qualche modo in genere contiene i principi generali, ma poi gli aspetti di maggior dettaglio vengono rimandati a una regolamentazione più puntuale. Cambiamo completamente argomento e ci occupiamo di un'altra cosa sulla quale c'è stata un'iniziativa forte della Lega, una mozione presentata in aula eh, concernente i vaccini. O meglio, in aula c'erano mamme e bimbi non vaccinati. Quindi, qual è lo scopo di questa eh, mozione che è stata rimandata in commissione per approfondimenti? Beh, uno scopo era quello di eh, poter comunque eh, far finire l'anno scolastico a quei bambini che non si sono potuti vaccina vaccinare entro il 10 marzo per via dell'influenza o perché magari avevano altre malattie. Detto questo oh, faccio una premessa, cosa ho sottolineato anche in aula, la Lega non è né a favore né contrario. Noi siamo contro l'impostazione della legge, l'obbligatorietà dei vaccini. Per quale motivo? Perché mh, con in, una informazione giusta, forte, altri paesi ce lo dimostrano, si raggiunge il 65% di copertura uh, vaccinale. Dunque dico una cosa, perché è stata introdotta una legge con l'obbligatorietà che non è una legge democratica, ma tutt'altro, a mio avviso, quando si, pota, si poteva tranquillamente fare, ripeto, un'informazione forte e sicuramente avremmo ottenuto lo stesso risultato, forse anche eh, senza sconvolgere tutto, senza, diciamo, irritare, irritare e far arrabbiare comunque eh, i genitori e la popolazione. Anche, eh, sottolineo questo... Eh, a mio avviso serve fare altro, serve fare, mh, prima di vaccinare i bambini, fare uno screening, lo screening che eh, valuta gli anticorpi, le difese di quel bambino, perché se, eh, porto l'esempio pratico, il bambino ha già difesa immunitaria per il morbillo, non capisco per quale motivo deve essere, eh, deve essere iniettato praticamente il vaccino contro il morbillo, perché il bambino ha già predisposto. Non è scientificamente provato, ma anche a mio avviso un ulteriore, perché noi sappiamo che all'interno anche dei vaccini ci sono diverse sostanze, un ulteriore vaccino può a creare magari dei problemi che scientificamente non è, eh, non è provato. Perché dopo lì c'è tutta la catena delle case farmaceutiche, un discorso abbastanza complesso. Ma il problema si risolve e si crea la, la tranquillità della popolazione facendo uno screening. Costa dei soldi, è vero, però noi, noi manteniamo una marea di immigrati, perché questo lo sottolineo, magari quei soldi utilizzarli. Una parte, perché con i soldi che spendiamo nell'immigrazione possiamo fare tantissime cose. E qui apro una parentesi: non è una questione fascista o razzista assolutamente, no, sono una persona più tranquilla e quella che vuole il bene del popolo, anzi, sono proprio vicino al popolo, alle classi più, più basse, alle classi medie. Quello che poi la sinistra non ha fatto più e non va più da diversi anni: eh, quelli che è, è, scappano realmente dalla guerra, che sono un 5-10% benvengano, ma gli altri no quei soldi, ripeto, investiti per lo screening, per i vaccini e per altre situazioni secondo me siamo tutti più contenti e soprattutto eh, facciamo eh, sicuramente del bene ai nostri figli Prometti, comunque come vaccini la popolazione ha risposto perché siamo altissimi il 95% che è la soglia con cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che il problema è ridottissimo diciamo per i bimbi, perché qua ci sono dei bambini che il vaccino non lo possono fare perché assolutamente avrebbero dei gravi problemi e bisogna soprattutto tollerare quei, eh, tu, tutelare quei bambini, quelli che non possono essere vaccinati. La percentuale è molto alta, adesso questa mozione avrà un iter, diciamo, si sistemerà in commissione, si cercherà una soluzione di questo problema che è emerso. Ma innanzitutto la, 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 la mozione, non so se. Non dice che. No, non entra nel merito del vaccino obbligatorio, no, perché non potremmo farlo. Insomma, questa, noi, siamo, noi siamo una regione, c'è una legge nazionale e, e, e non può, come, come veniva detto da Emanuele Fiorini lasciare insomma, questioni uno Stato si deve organizzare, deve darsi delle regole le deve anche sanzionare le regole altrimenti nessuno le rispetta e, e quindi c'è una legge nazionale che dice determinate cose, i vaccini sono obbligatori devo dire che ho visto dei dati l'altro ieri mi sembra che c'è una recrudescenza sul morbillo sette morti, non mi ricordo se venivano riferiti al 2017 o ai primi mesi del 2000 ci sono state vittime anche nel eh, 2017 e, di, e 18, insomma quindi come dire, è una materia che va Va maneggiata con cura, c'è un mondo scientifico che deve dirci come stanno le cose perché né io né il consigliere Fiorini né altri in una eh, aula di rappresentanza politica o parlamentare possono avere le competenze per poter dire. Quindi ci sono regole date dal nostro Stato che secondo me debbono essere rispettate. Ora qui la mozione proponeva invece il fatto di un'applicazione che in qualche modo prevede... Che coloro che non hanno fatto i vaccini debbono come dire, essere esclusi dall'attività scolastica da qui alla fine dell'anno. La mozione dice facciamoli arrivare fino alla fine dell'anno. C'è un non rispetto della legge, che anche qui una regione non la può sicuramente superare. La mozione, perché io ho votato a favore del ritorno in commissione e non bocciarla come probabilmente qualcuno poteva pensare, senza un approfondimento. Perché dobbiamo valutare innanzitutto se c'è un'applicazione omogenea in tutto il territorio regionale, in tutte le scuole. Dobbiamo sentire l'ufficio scolastico regionale per capire com'è la situazione e poi magari in base a questo avere, sentire anche i soggetti interessati, coloro che, hanno, diciamo, che erano peraltro anche in consiglio regionale l'altro ieri, c'erano molti genitori con figli, insomma è un problema molto sentito che divide molto diciamo, i nostri concittadini quindi avere un quadro più preciso di questa situazione e poi magari assumere l'orientamento sapendo che l'orientamento di una mozione in Consiglio regionale non ha il potere di incidere su quella che è la regolamentazione che lo Stato italiano si è dato in materia. Questo sì. è il punto. Io eh, giusto quello che dice il il mio collega uh, Rometti, che la regione non può uh, modificare una legge che è nazionale, che è competenza nazionale, però una regione, una regione può dare l'input allo Stato affinché si attivi per uh, modificare e risolvere questa problematica. Non è il fatto che i bambini che non sono stati vaccinati <ride> perché magari il genitore non voleva vaccinarli non... Uh, è stato chiesto per questi bambini di non finire l'anno scolastico, ma è stato chiesto per quei bambini che non si sono potuti vaccinare entro il 10 marzo, che era la scadenza per problemi comunque magari, o l'influenza o una malattia o qualcosa, adesso sono stati male, che purtroppo entro il 10 marzo non, sono potuti, eh, non si sono potuti vaccinare da farli comunque, eh, da attivarci noi in primis come regione verso guerra, a risolvere questo problema di finire l'anno scolastico era questo punto. uno spiraglio per si sì, è sì, trovato era Questo il punto situazione. per i bambini comunque che eh, non potevano per vari problemi vaccinarsi, non era che perché magari il genitore non voleva o meno. Normale, quindi a a normale che si è vaccinato il 95, siamo arrivati al 95%. È obbligatorio, però non è neanche democratico, è un sistema non democratico questo assolutamente io contestavo so che la regione non può far nulla ma dico il mio pensiero che non è, una, non è, non è, non è democrazia assolutamente non è né democrazia e soprattutto mh, aggiungo che eh, ribadisco che altri paesi con una forte informazione hanno avuto una percentuale molto alta di vaccinazioni sospendiamo qui la faccenda per parlarne di un'altra che riguarda bambini un po' più grandi. Lei Rometti ha presentato insieme al presidente dell'Assemblea, Donatella Porsi, una proposta di legge per combattere il, bull, il cyberbullismo, cioè quello perpetrato in rete. Comunque il bullismo, diciamo. Nei giovani, perché se ne parla moltissimo, però il fenomeno è molto praticato purtroppo, con vittime. È, è praticato e purtroppo, come vediamo dalle cronache molto spesso, insomma, è, ha degli, delle conseguenze drammatiche per molti ragazzini, magari quelli più vulnerabili da un punto di vista psicologico, che sottoposti a questa sorta di violenza o diretta oppure anche attraverso la rete. E addirittura abbiamo avuto casi di suicidi, e comunque, nel, nel mondo scolastico esiste questa oramai piaga, questa abitudine sciagurata che, che, che mette in difficoltà tanti ragazzi in giovane età. Allora, io avevo già presentato una proposta di legge un anno e mezzo fa, devo dire che mi, mi, mi do questo merito io come. Allora, allora c'era in discussione la legge sulle politiche giovanili e inserimmo questa regolamentazione nella legge per, sulle politiche giovanili che è stata approvata circa un anno, un anno e mezzo fa. Quindi la Regione dell'Umbria ha già una sua regolamentazione. Ora che succede? Che nel frattempo lo Stato, il nostro Stato, ha approvato una legge nazionale su questa materia, proprio per, diciamo. Eh, considerando questo veramente un fenomeno che oramai bisogna assolutamente combattere con tutte le, le nostre forze. Quindi c'è una legge nazionale, no, noi, io e la il Presidente del Consiglio, Donatella Porsi, abbiamo pensato di fare un passo avanti su questa proposta, quindi dotare la Regione dell'Umbria di una legge come dire, specifica su questo fenomeno che metta a disposizione con le... Funzioni e le possibilità che ha una regione di risorse, di comunicazione, di sensibilizzazione, di attenzione al mondo della scuola, tutta una serie di risorse, anche di un po' di risorse per fare queste politiche di sostegno a un contrasto contro questo fenomeno. È una legge che doveva essere approvata eh, martedì scorso in Consiglio regionale, spero che vada alla prossima sessione, alla prossima Assemblea legislativa, e per questo insomma, esprimo soddisfazione. Peraltro. Non vorrei, credo che sia stata approvata all'unanimità in commissione, mi sembra. Sì. Mi sembra di ricordare. Sì, e, assolutamente sì. Quindi, quindi c'è una larga. Un co diciamo così, è un investimento in comunicazione sul problema. In comunicazione, cioè, in nel... sensibilizzazione, in iniziative presso il mondo della scuola, che, che chiaramente è l'area dove di più si sviluppa questo fenomeno e quindi la regione cercherà di fare la sua parte insieme ai soggetti, ci sarà un tavolo di coordinamento, ci saranno i rapporti col mondo della scuola, rapporti anche con le forze diciamo, dell'ordine che possono contribuire, insomma si mette in piedi una governance, insomma, una, un, un metodo di approccio e di contrasto. E la Regione cercherà anche di fare qualcosa da un punto di vista delle risorse da mettere a disposizione, insieme ai comuni naturalmente, quindi un sistema organico di contrasto a questo fenomeno che sta diventando veramente un problema serio. E, chi, e credo che un, ecco, se, la, ci coscienza, passato, la sì. coscienza civile di ognuno di noi deve, 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 deve darci la, la, la spinta per fare cose di questo genere. Bene, signori consiglieri, il tempo per oggi è scaduto. Io ringrazio Emanuele Fiorini. Capogruppo della Lega, a voi. Silvano Rometti, capogruppo dei Grazie. socialisti e riformisti e appuntamento alla prossima settimana.